Ciao, oggi volevo parlare brevemente di Onirim. È un gioco che si può giocare in uno o due giocatori. In realtà è considerato soprattutto un solitario, ma un solitario che può diventare un collaborativo per due persone se avete un compagno con cui giocare. Io ho la versione prodotta da Pegasus Spiele in Germania, esiste anche quella della Z Man Games dell'Asmodee, prodotta negli Stati Uniti. È un gioco che si trova su Amazon, almeno per il momento è abbastanza successo ed è un gioco molto divertente. È uscita un'app anche molto di recente, qualche settimana fa, sia per Android che per iPhone, e l'ho provata, funziona molto bene. Quindi, se volete provarla, se volete provare il gioco, potete, prima di tutto, spendendo semplicemente un franco, provarla sul vostro telefono. Se vi piace, vi consiglio di prendere il gioco in scatola, nella scatola che ha anche qualche mini espansione che si può aggiungere al mazzo di base. Parlerò però adesso del gioco di base, dove in questo mazzo di carte, a cui ho aggiunto delle sleeve perché vanno spesso mischiate, lo gioco spesso questo gioco, quindi in questo mazzo di carte abbiamo vari tipi di rappresentazioni. Dobbiamo riuscire, l'obiettivo del gioco è riuscire a aprire 8 porte di 4 colori differenti. C'è la porta del libro con sfondo arancione, c'è la porta del mappamondo con sfondo rosso e così via. Allora, come si aprono queste porte? Durante il gioco si pescano, il giocatore ha 5 carte in mano, le pesca dal mazzo. E parliamo di questa carta speciale dopo. E avrà quindi vari simboli sulle carte e vari colori. Le rappresentazioni sono molto oniriche, e così come il titolo del gioco fa pensare. Ma quello che dovete tenere in conto sono i simboli negli angoli e il colore della carta. Quando andiamo a giocare una carta, possiamo giocare una qualunque delle carte. Però per aprire una porta di un certo colore dobbiamo riuscire a giocare per 3 volte di seguito lo stesso colore, considerando che però non possiamo giocare lo stesso simbolo 2 volte di seguito. In questo caso, quindi, forse non mi converrebbe giocare il giallo arancione qui, ma mi converrebbe giocare il blu di cui ho già 2 carte. Quando gioco una carta ne pesco un'altra dal mazzo e possono succedere varie cose. Se pesco una carta normale, come queste che ho qui colorate, continuo a giocare e cerco di ottenerne 3 di fila dello stesso colore, non mettendo 2 volte lo stesso simbolo uno di seguito all'altro. Se così faccio, riesco a ottenere la carta blu e la porta blu corrispondente. E esistono 2 porte di ogni colore, e quindi quando ho ottenuto tutte e 8 le porte ho vinto. Se però pescando vado a pescare una carta incubo, allora ho da fare una scelta. È una carta ovviamente negativa, dal nome e dall'immagine si capisce. Devo o scartare tutte le carte che ho in mano, quando il mazzo è finito ho perso, e quindi è una cosa brutta ovviamente, o scartare una delle porte che ho già ottenuto, ed è una cosa da evitare a tutti i costi se si può, perché ottenere una porta costa lavoro. Se ho una chiave in mano posso scartare una chiave, è una carta speciale che ha altri poteri, poi vedremo, e quindi riuscire a sconfiggere un incubo con questa chiave. Oppure scartare 5 carte dalla cima del mazzo. In base a quello che ho in mano deciderò se conviene scartare la mia mano o scartare quello che è nel mazzo. In questo caso avrei scartato soltanto la chiave perché ho in mano una chiave e mi conviene perdere solo una carta invece che 4-5. Vado quindi a riempire la mia mano fino ad avere 5 carte e continuo a giocare. Provo a giocare la seconda carta blu per ottenere la porta. Purtroppo adesso non ho più una carta blu, quindi devo decidere se scartare una carta e cercare di pescare il prima possibile una carta blu che non sia una luna, perché non potrei giocarla di seguito a questo, oppure se iniziare un altro colore e dire, beh, sono stato sfortunato. Diciamo che provo ad andare avanti, quindi scarto questa carta, ecco. Pescando una porta si hanno due opzioni, in questo caso purtroppo solo una. Si rimescola nel mazzo. A meno che io non abbia una chiave di quel colore. Se ho una chiave di quel colore in mano, nel momento in cui la pesco dal mazzo, la porta di quel colore, apro la porta direttamente
Ed è uno dei momenti più belli del gioco, quando vi capita, avete una bella fortuna. Magari l'avete anche pianificato, sapete che la porta sta per arrivare, mancano poche carte. La chiave in mano te la tieni perché aspetti che arrivi quella porta. Ma il gioco è quasi tutto qui. Ci sta un'opzione in più da giocare. Quando avete in mano, tra le varie carte, una chiave, potete decidere di, invece di giocarla nella serie, in questo caso avrei ottenuto una porta blu, invece di giocarla nella serie di carte che avete davanti, potete decidere di scartarla per vedere con una preveggenza le 5 carte che verranno dopo. Di queste 5, questa sarebbe stata una mano veramente sfortunata. Di queste 5 le potete addirittura scartare una, in questo caso un incubo potrei scartarlo, e decidere di mettere le altre nell'ordine che volete. In questo caso potrei decidere di fare così, sperando di riutilizzare di nuovo questa chiave per scartare un altro incubo, magari trovare un'altra chiave, vediamo un po' se alla fine riusciamo a vincere. Ma il gioco è tutto lì, quindi perdete se il mazzo termina senza che siate riusciti a fare una fila di carte abbastanza lunga da ottenere tutte le porte. E invece, se ottenete le 8 porte prima che siano terminate le carte del mazzo, avete vinto. Un bellissimo gioco, molto divertente. E ci si mette poco a giocarci, una ventina di minuti al massimo per una partita, quindi già il gioco di base è molto divertente. Non vi ho spiegato, ma ci sono delle varianti, si aggiungono delle carte al mazzo, cioè la variante delle torri, che vi dà altri modi di avere previgenza e altri obiettivi da raggiungere, e ognuna di queste mini espansioni ha due livelli di difficoltà e anche una parte positiva, cioè qualche potere in più che avete da giocare, e una parte negativa, qualche cosa, qualche effetto negativo in più durante il gioco. Quindi ha una marea di variabilità. Questa versione tedesca, come detto, ha solo 3 espansioni, la versione americana credo ne abbia 7, quindi se riuscite a ottenere quello meglio ancora, ma 3 vi danno già una grandissima variabilità nel gioco. Consigliatissimo. Ciao.